Voge Valico DS900X. Una delle prime cose che colpiscono appena si è lì, che si scorre sulla scheda tecnica, è la qualità e la quantità delle cose offerte a un prezzo veramente, veramente vantaggioso. La top di gamma tra le dual sport della casa Voge ha infatti una dotazione pazzesca. Fari fendinebbia, paramani, fari ottici a LED, cruise control, manopole, selle riscaldate su tre livelli differenti, parabrezza con due regolazioni, dashcam, TFT da 7 pollici con la possibilità di navigazione turn by turn, c'è il Bliss per il monitoraggio degli angoli ciechi, ci sono 4 riding mode, traction control e ABS disinseribili per fare off-road, sospensioni regolabili, prese USB, USB-C e accendisigari, quick shifter bidirezionale, cerchi a raggi tubeless e avviamento keyless. Con questo pacchetto di serie non ci stupisce che poi dopo gli accessori a parte che possiamo acquistare, quali sono? Il Trista di valigia in alluminio, stop! Cioè raga, capite, c'è stato talmente tanto nella moto che poi dopo gli accessori da prendere a parte, Voge non ce l'ha, cioè è un po' come i giochi da PlayStation, esce il gioco e poi DLC, escono le moto, accessorio, Voge ha detto tiè, beccatevi la moto tutta piena, non ci potete mettere nient'altro e non rompete i coglioni. Tutto sto fumo negli occhi, gadget elettronici, tutta sta roba, in realtà qui c'è anche una bella dotazione tecnica. Infatti motore e telaio sono parenti stretti della serie F della BMW, 218 kg, altezza della sella di 825 mm e anche qui devo dire tutto sommato è guidabile anche dai diversamente alti, magari con un po' di fatica, ma questo lo scopriremo dopo, come scopriremo anche quanto è potente questo motore che scatena 95,2 cavalli. Basta con le chiacchiere, è ora di salire in sella. Ed eccoci in sella la nostra DS900X. Parte il test ride così, nel pieno dell'azione, e dietro avremo anche un parere aggiuntivo. Ebbene sì, perché questa essendo una moto turistica e quindi sfruttata da tantissime persone, in doppio dietro abbiamo Ninnarella, che ci darà la sua personalissima visione, i suoi pareri, sia per come sente la moto nel guidato, nel viaggio, durante la fase di passeggio. Insomma, ci buttiamo sull'autostrada e vediamo in ambito viaggio come se la cava. La strumentazione, i blocchetti, il manubrio, tutto bello ordinato, niente di troppo pasticciato. Paramani belli, solidi, quelli di primo equipaggiamento sono un po' come si dice in gergo, proprio quello tecnico, sgnazzicosi. Prime sensazioni, ancora prima di viaggiare ci troviamo in mezzo al traffico, che cosa vi dico? Vi dico che oggi fanno, come potete leggere, 30 gradi, quindi una giornata molto molto calda, la stiamo provando in condizioni abbastanza estreme. La moto è già a temperatura, non sento particolare calore che proviene dal motore, che viene proiettato verso i polpacci, le caviglie, quindi molto buono. Cambiamo la modalità perché, come vedo, qualcuno si è già divertito in questi 1680 km che ha effettuato la moto. Siamo in sport, no, io vorrei qualcosa di più tranquillo, di più turistico, vorrei la road, grazie. Un attacco del gas che si sente da subito, molto più dolce, un motore molto più pastoso, tranquillo, quindi perfetto in questo momento finché non arriveremo a un passo degno della mappa sport. Ora basta chiacchiere, facciamo chilometri, perché oggi la strada da fare è veramente tanta. Come potete vedere siamo con il control, molto facile da settare, molto intuitivo, basta tenere premuta la levetta sotto e ci siamo. Che cosa vi posso dire di tutti questi chilometri passati sul dritto? Il calore che è emanato dal motore si sente un po' di più quando si viaggia, arriva a livello da metà polpaccio in giù e a livello delle caviglie, non è una cosa esageratissima, però comunque c'è. Ottima la protezione che ci fornisce la moto, sia nella parte superiore del corpo grazie a questo cupolino che è veramente veramente protettivo, e anche la moto con questa sua carenatura molto presente sul davanti, molto avvolgente davanti le nostre ginocchia, ci offre anche qui grande protezione. Sospensioni che sono veramente morbide, sono sicuro che anche Giulia ne starà godendo, ne starà apprezzando la sua morbidezza, perché anche quando incontri avvallamenti, buche un po' più pronunciate, ragazzi, non si sente niente. Io direi invece adesso di sentire il parere della Zavorrina. Allora, questa moto sull'autostrada, perché poi abbiamo fatto l'autostrada, e nei primi minuti di guida mi è sembrata un tantino scattosa, quindi facevo un pochino così. La cosa più importante per chi sta dietro è la sella, quindi la comodità della sella, e devo dire che ci sono selle più scomode, non è della più comoda in assoluto, è molto morbida, ci si sta bene. Una delle cose più belle di questa moto sono le sospensioni, io non ho sentito niente, sembra di stare su una nuvola, veramente non si sentono buche, non si sentono dossi, non si sentono avvallamenti, non si sente niente, è una cosa incredibile, cioè per tutto il tempo sembrava di stare su un manto d'asfalto perfettamente liscio. L'unica
cosa, fate mettere assolutamente il bauletto, perché chiaramente si sta sempre un po' in tensione in avanti, al di là delle maniglie sulle quali ci si sorregge, però in questa parte qui dopo un po' inizia a fare non male, però si inizia a sentire un pochino di peso. Per quanto riguarda invece la copertura dal vento, devo dire che la posizione del passeggero è leggermente più alta rispetto ad altre moto che ho provato, ad altre moto sul quale ho fatto da passeggera. Vedo un pochino meglio la strada e quindi so adattarmi un pochino meglio ai movimenti, e devo dire che non vengo investita eccessivamente dal vento, quindi si può fare. Arrivati praticamente al passo dove ci divertiremo un po' di più, quindi assolutamente cambiamo la modalità. Olè, adesso già l'attacco del gas è molto più cattivo, sia chiaro. Questa non è una moto fatta per azzannare, per aggredire i passi di montagna. Questo però non toglie il fatto che possiamo sicuramente divertirci anche in doppio. La sensazione del 21 davanti non proprio nelle mie corde. E questa è anche una fantastica occasione per utilizzare il cambio elettronico. Bel curvone. Senti come si schiaccia dietro, effettivamente una sospensione un bel po' morbida, eh? Un cambio elettronico che predilige i giri alti, sotto non gli va, non gli va, ma vabbè, usiamolo, sfruttiamolo un altro po'. È un moto che ti dà un sacco di confidenza anche per via di questa sospensione molto morbida, molto friendly. Certo, poi quando arriviamo in curva abbastanza fortini, la forcella davanti scende giù, eh. Però vi devo dire, raga, siamo in due, ci stiamo facendo questo passo veramente, veramente divertendoci, senza entrare troppo in crisi. I 218 kg si fanno sentire un pochetto nei cambi di direzioni, di cui qua il passo delle capannelle è veramente, veramente ricco. No, guarda che bello, olè, olè. Scala 1, si entra, e ancora un destra, sinistra, destra. Senza esagerare. Giriamo adesso intorno alla moto per vederla sotto l'aspetto estetico. Mi piace, non mi piace, ovviamente come sappiamo sempre l'estetica è una cosa soggettiva. Visto che siete da quella parte, iniziamo dal faro. Ed eccolo qua, questo frontale, questo faro che mi piace abbastanza. Ecco qui dov'è la fotocamera, fotocamera che di cui vi ho parlato nell'intro. Il tastino per utilizzarla lo troviamo sul blocchetto di destra, sopra il bottone delle modalità. Abbiamo anche queste prese d'aria così random, che sono molto estetiche, fatte con questo simil finto carbonio, e i due faretti laterali di serie, che devo dire sono in armonia con quello che è l'estetica della moto. Passiamo poi al laterale, i cerchi di questo dorato un po', come possiamo dire, satinato, puntinato, veramente veramente belli. Cage, anche questi di serie. Quello che non mi piace è questa parte qua sopra il serbatoio, che è un po' troppo, non so, mi sembra un po' plasticosa, perché poi c'è un'attenzione al dettaglio fuori dal comune, come vi ho detto, il passaggio dei cavi, le protezioni qua sul filo della frizione, i serbatoietti dei freni, del liquido freni in nero fumé, manopoli riscaldate, insomma, poi è un peccato vedere un pezzo di plastica così vuoto dentro. Ecco, se fosse stato chiuso cambiava secondo me totalmente la visuale. Lateralmente devo dire che la moto mi piace, scarico eccessivamente grande, ma Euro 5 bussa. Passiamo poi alla parte posteriore della moto. Qui vedo tante cose che mi piacciono. Il cavalletto centrale, esattamente come il cavalletto laterale, è nero. Le pinze, vedete la pinza posteriore come anche quella anteriore, nere. Forcellone nero. Regolatore di tensione verniciato nero. Cioè, ragazzi, secondo me qua è stato fatto un lavoro ad hoc, attento a quello che è l'estetica della moto. Si poteva fare qualcosa di più su questo stop posteriore e questo portatarga? Probabilmente sì, ma è un probabilmente, cioè non mi sento di dire che è uno stop brutto, anche perché è piccolino. Secondo me, eliminando il sostegno per il bauletto, lo stop ne guadagna parecchio in estetica. E per quanto riguarda il portatarga, Euro 5, ne abbiamo visti di più brutti. Facciamo qui una bella staccatona, il passeggero che si prepara. Buono, quando andiamo a staccare forte la forcella sostiene comunque, non è, la moto non si muove più di tanto. Cambio elettronico che, sono sincero, non mi fa impazzire. Non è che va male, però è troppo scattoso. Assolutamente evitare short shift sotto i 4000 giri. Cominciare ad utilizzarlo intorno ai 4000-5000 giri. Però lui dà il meglio di sé sopra i 5000 giri. Attenzione alle vespette. Rispetto per le vespette. Piano. Ok.
motore godibilissimo, divertente, potente, il giusto. Questi 95 cavalli si fanno sentire, buonissima la potenza frenante, la Brembo secondo me fa in maniera fantastica il suo lavoro, anche al posteriore, cosa soggettiva che a me non piace, vabbè, questo 21 davanti che mi dà poca fiducia in inserimento curva, non riesco ad entrare forte, però una volta che si entra e troviamo l'appoggio, lei c'è e si va veramente veramente forte. Detto questo, direi di sentire il parere del passeggero su come si è trovato in mezzo a queste curve. Quali sono state invece le mie impressioni durante il guidato? Una sola cosa: delicata. Quando ho letto che questa moto pesa 218 kg a secco, ho detto sarà un elefante. Va giù che è una meraviglia, sembra una moto che pesa 160 kg, bello, 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 divertente, morbida. La definizione che darei di questa moto è morbida, la morbidezza, sembra veramente anche nel guidato di stare su una nuvola. Allora, siccome io sono conosciuta anche nei miei video per trovare necessariamente un neo, un cavillo, un pelo nell'uovo, è doveroso da parte mia trovarlo anche in questa. Ora, complice anche il fatto probabilmente che a Lorenzo non piace particolarmente il 21 davanti su una moto, devo dire che anche da dietro percepisco che l'ingresso in curva non è dei più aggressivi, non è dei più mordenti, non è dei più cattivi, ma ripeto, è un cavillo, un pelo nell'uovo. E dopo qualche altro chilometro è qui che si conclude il nostro test ride al ristoro mucciante di Campo Imperatore. Perché? Perché ovviamente noi mangiamo, forse mangiamo, guarda che roba, mo. Io direi che è stato un test ride completo, uno dei più completi che io abbia mai fatto. Qua sotto nei commenti scrivetemi che cosa ne pensate di questa motina, quali sono i vostri pareri. Se vi fa piacere lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, se volete attivate anche la campanellina, così almeno quando pubblico un nuovo video vi arriva la notifica. In conclusione, che la DS900X mi è piaciuta veramente tanto, mi sono divertito, ci ha portato qui e non mi fa male niente. Grazie mille a tutti, noi ci vediamo sempre al prossimo video, ciao! Comunque così, giusto per dire, 380 km totali adesso che siamo tornati del giro, tanta roba, test Spavaldiani, 380 km di test ride, ragazzi.